EA Sports. It's in the game. Hey guys, benvenuti in questo nuovo video. Bagalu, Bagalu, la nostra squadra non perde più. Frum, frum, frum. Eh sì ragazzi, era doveroso in questa partita fare questo rito scaramantico prima della partita, perché il Napoli sta facendo veramente schifo ultimamente e speriamo che questo rito scaramantico possa portare fortuna al nostro Napoli, nostro, vostro, almeno al nostro se siamo tifosi del Napoli. Se ci state guardando e non siete tifosi del Napoli, dimenticatelo quello che ho appena detto. Bene, Giuseppina presente anche in questo gameplay, benissimo, quindi credo che vinceremo questa partita perché porta fortuna, bene. Abbiamo una grande partita da fare, da pronosticare questa settimana, ed è questa partita. Eccola qua, vediamo appunto la partita tra Napoli e Milan. Loro sono al decimo posto, noi siamo al terzo, ma loro sono molto più forti di quello che la classifica dice. Per alcune sfortune sono al decimo posto, però abbiamo visto il nostro Balotelli tutto abbronzato, il nostro Hamsik. Qui abbiamo tutti i giocatori cacati sotto del Napoli, tranne Hamsik, mentre loro c'hanno Dolce Remy piccolo come sei, dopato due volte, Kakà dopato, Onda e Rubinho cacati sotto. Bene, andiamo a giocare ragazzi, e come al solito, soprattutto in questo video che sono, diciamo, una partita molto importante, vi chiedo di evitare di fare guerre calcistiche sotto il nostro video, ma di essere sportivi il più possibile e di rispettare ognuno la propria tifoseria, la tifoseria avversaria, scusate, perché noi siamo tifosi del Napoli, è vero, supportiamo il Napoli, ma abbiamo rispetto di tutte le altre squadre, tutte quante, proprio tutte. Quindi mi raccomando, ragazzi, bene, iniziamo subito la partita. Scudetto italiano, scudetto del Napoli, scudetto del Milan, ed ecco il campo. I giocatori entrano in campo, Beppe Caressa e Giuseppe Bergomi. Si chiama Giuseppe Bergomi, Fabio Caressa e Beppe Bergomi, non mi veni. Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi alla telecronaca. Bene, la solita cacchio di coreografia. Hamsik tutto arrabbiato, Balotelli abbronzatissimo, abbronzatissimo. Invece Rubinho un po' sbiancato, si è spaventato, vabbè. E abbiamo anche Kakà in campo. Bene, si batte Higuain e Hamsik. Buona fortuna ragazzi. Gemaili, subito ragazzi, subito. Andiamo subito all'attacco. Maggio cattata una giacca bella. Canzone di Nino D'Angelo, bene. Ed ecco di nuovo José Calejón, che passa ad Hamsik! Hamsik! Mamma mia, si va in, mamma mia! Hamsik! Mamma mia, si va in, mamma mia! Mamma mia, abbiate un po' di pazienza, abbiati! Abbiati un mordo alla capigliato, va! Quando si è imparato a parare, abbiati? Stanotte, secondo me. Stanotte abbiate imparato a parare. Ma... Oh! Ma la davoto, la davoto, mo! Porca paletta! Porca paleiro! Ed ecco subito in attacco il Napoli, grandioso questa partita, mi piace. Sento che andremo bene ragazzi. Higuain si fa togliere la palla da Kakà, vabbè. Rubinho cerca di non rubignare. José Calejón per Martens, che mamma mia scarta subito Kakà. E Martens fa un paio di giochetti e poi si fa togliere la palla da Abate. Rendetevi conto, da Abate se l'ha fatta togliere. Non so se sapete che Abate è un giocatore scarsissimo. E di nuovo Martens e De Jong intercetta il passaggio. Kakà, va Kakà. Dolce Remy. Monte Banana. Monte Pesca. No, questo è De Jong. De Jong e Kosh. Hamsik, bravo, scatta in avanti. Scatta in avanti Hamsik. Grande. E che cacchio, stai sempre andando a non spaccimi cacchio. Manco si toglie. Gemaili. Gemaili per Martens. Gulam. Gulam, cross in mezzo. Troppo un cross al, proprio col Gulam l'hai fatto. Abbiati Schiushing, fra. Schiushing significa dammi il 5. Giusto per un po' di lezioni. Di napoletano.
Bene, Raul Albiol intercetta, passa ad Amsic, ad Higuain. Come ha fatto a scambiare per Amsic? Non lo so. José Calejón mette il piede sul pallone e torna indietro. Si accentra, la dà ad Amsic, che scarta uno, scarta due, scarta pure a Sord. Scarziller! Mamma mia, Scarziller! Mamma mia! Sì, da oggi in poi lo chiameremo così, Himmler. Scarziller! Perché è uno scarzone! Però stava per fare un Eurogol. Mamma mia, per un pelo di naso non è entrato. Bene, questa partita la vedo proprio bene, la vedo proprio bene, proprio, proprio, proprio bene. José, caffè José. Ma c'è De Jong e Kosh si numero il pallone. Oh no, Balotelli, no, Balotelli, no, Balotelli, no. Balotelli, no. È un sacco di tempo che non vedo a Pande. Non lo fa giocare più Benitez. Amsic. Amsic, quando cacchia pass! Amsic, quando cacchia pass! Porca paletta. Cioè Higuain stava da solo, proprio a dire, nelle praterie più sconfinate. Higuain! Vai Higuain, vai, tirala! Gol! Gol! Ma fa mucca da fuori aria! Da fuori aria! Gol! Gol! Ma fa mucca da fuori aria! Da fuori aria! È gol! È gol! È gol! È gol! È gol! Va fa mucca! Va fa mucca! Che Eurogol, ragazzi! Che Eurogol! Ma guardate qua! Grande passaggio! Un tocco di petto! Da limite dell'aria! Abbiati! Non abbiati! Proprio abbiate niente per... Mamma mia ragazzi, troppo bello questo gol. Abbiati non ha visto niente, non ha visto niente. Grande. 1-0 per il Napoli al 22esimo contro il Milan. Segna il Pepita Higuain. Ok, però vediamo di non farci pareggiare subito con l'abbiate. No, no. Ma va fa... No! No! De Jong. Ma quando mai è stato calciatore De Jong? Chi è De Jong? Voglio sapere. Chi cacchio è De Jong? Ma va va. 1-1. Io ci segnate al 22esimo e loro al 24. Puzzata passata andawai. E chi ve bitch. Ma vabbè. Non stiamo perdendo e questo è l'importante. Higuain subito! Oh! Oh! È rigore! Come ha fatto il numero rigore? Ma questa partita è stranissima! Vai a cacà! Azione pericolosa del Milan. Giustamente questo è fallo, Questo è fallo, E chi te... Questo è Galliani col parrucchino che sta facendo l'arbitro. Scarzindler, però pure tu, Guarda là. Sì, si è struppiato Scarzindler. L'hanno visto tutti e sono sicuro che anche l'autore del fallo se ne sia accorto. Infatti, è un autore scritto testa e muso. Mamma mia, Amsic, cerca di non fare stupidate. Perché l'hai data a Higuain? Perché? Perché l'ho data a Higuain? Perché? Perché? Chi l'è 2,5 metri? Abate. Scarzindler, Scarzindler, vi devi non fare troppe stupidate. Pepe Reina si tuffa per prendere un pallone. José Calejón, vai a tutta velocità José. Vai a tutta velocità, però andiamo a fargli va la palla così. E che cacchio. Ed ecco il provolone di Benitez. Guardatelo, cammina avanti e indietro. Speriamo che Jonathan ci fa un bello zoom sopra il provolone di Benitez. Se no non capiscono mai quando lo dico e perché cacchio lo dico. Si vede, ci sta proprio il provolone di Benitez. Gulam! Gulam! Ma che Gulam? Non Gulam tanti, tipo i giocatori del Milan. Amsic. Martens. Vai, scatta. Tira! Mamma mia, Martens! Mamma mia! È un campione! What does the fuck say? Ding, 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 ding.
Guardate là, mamma mia. Se questo andava dentro era un altro Eurogol. Un altro Eurogol. Mamma mia, sto sudando. Questa partita mi sta emozionando. Emozionando con la S. Ed ecco J. Miley che prende il pallone. Maggio. José, vai José. Vai José al centro. E che cacchio si stude scimmia. HK. Monte banana. Onda energetica. E di nuovo Monte Pesca. Abate, mo c'è tutto cacchia. Gemaili. Amsic. Oh, Amsic. Grande, grande, scatta a tutta velocità. Scatta a tutta velocità, mettila in mezzo. Che cross di cacca. Mamma mia. Wow, si va in. Però non lo so come ha fatto a prenderla. Abbiate, ha messo la mano nel palo. Guardate. Ah no, questo è un gol di prima. Super ma fa. Cava fa un portiere. Il Sevinda porta. Scarzinler, mi raccomando, sei tu. Sei tu, Scarzinler? Mamma mia! No, no! Dovevo andare dentro! Mamma mia! No, no! Dovevo andare dentro! Perché Scarzinler, grande? Mamma mia. Mamma mia. Siamo al 44esimo, già non mi sento più la gola. Che cacchio, c'è un altro pallone in campo. Oh, Tedermu. Scarzinler. José, José, José. Caffè José. Onda energetica. C'è il numero 10, non ce l'aveva Kakà il numero 10. Grande Martens Fernandez, il giocatore più forte del mondo. Ci vuole ogni partita, ragazzi. José Calejón per Scarzinler. 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 È un grande scarzone. Però stavo per fare un grande gol. Ragazzi, abbiamo fatto un grande gol, però subito ne abbiamo subito uno. Anche noi siamo sull'1-1 contro il Milan. Ma adesso ci rifaremo, ragazzi. Dobbiamo solo sterminarli, Higuain. Igua, Igua, Igua. Quanti guai a passare. Quanti guai devi passare. Non te ne rendi nemmeno conto di quanti ne devi passare. Oh, Balotelli, tutto abbronzato. José, José, José. Amsic, vai Amsic. Amsic sul Ambosecco sul ruota di Napoli. Oh no, perché? Perché abbate del cacchio. Porca miseria. HK. È fuori, è fuori, è mia, è mia, è mia. Ragazzi, per chi vede Doctor Who, voglio dire una cosa. Guardate i calciatori quante ombre c'hanno. Secondo voi, no? Che fine stanno per fare? Se qualcuno sa cosa, di cosa sto parlando, commenti sotto il video. Se qualcuno di voi ha visto Dottor Wu, se no, va niente. Corner per il Milan. Sta cercando di sbloccare la partita tramite un nuovo assetto tattico. Ogni volta mettono su Tarabat. Chi è Tarabat? Un giocatore marocchino. Angolo battuto senza conseguenze. Oh, oh, oh! Vai a cacà! Questa volta davvero non è perché gliel'hanno passata a Kakà. Gemaili. Accelera Gemaili, accelera, vai. Vai. Dalla Martens. Martens. Piede sul pallone, si accentra. Mamma mia! Non è andato dentro. No! Perché? Però Martens sta giocando benissimo. Mamma mia, si è valendo. Mamma mia, si è valendo. Joystick si sta per scaricare, guarda. Me ne accorgo dalla luce, mo' diventata rossa, arancione, non lo so. La grafica ci mostra il dato relativo alle conclusioni in rete. 8 tiri, il Milan 2, ne ha fatto pure un gol, Buzz passa nuovo. Ma vabbè, vabbè, ci stiamo giocando bene, ragazzi, questo è l'importante. Amsic, Amsic, non ce la fai proprio a correre, Amsic, non ce la fai proprio. Scarzinler,
Che cacchio era quello che ha sbagliato il colpo di testa e l'ha data a Balotelli? Porca miseria. Attenzione a Balotelli, che lui sta con una napoletana, eh. Non lo so se si è divorziato, non lo so. C'ha un figlio a Napoli, sicuro, perché Raffaella Figo sta di casa a Napoli. Buona, Raffaella Figo. Abate! Gulam cerca di marcarlo! Ma Abate c'ha un Gulam gigante e non riesce a perdere il pallone. Martens! Mamma mia, oggi sta facendo un partitone Martens. Se non mi sbaglio è stato su il passaggio del gol. Mamma mia, Martens! Com'è forte sto Martens! E non segniamo. Scarzinler, cioè si era te segnava Castello a Mare di Stabia, cercavo di tirare. Cercavo di tirare da Castello a Mare di Stabia. Che cacchio, non era fuori gioco! Oh, oh, Tarabat da solo! Oh! Ma che sto scemo! Meno male che ho preso il pallone, meno male! Vai Scarzinler, vai! Rimbalza sul giocatore e finisce fuori. Bene, abbiamo almeno conquistato una rimessa. Martens. Ehi Martens, lo so, già ti abbiamo fatto la canzone. Mo ti sei montato la testa e non giochi più bene. Gulam. I cross Gulam non so cosa per te. Non ti permettere mai più di fare un cross, ok? Mai più. Ok. Vai ragazzi, svegliamoci. Dobbiamo vincere, non pareggiare. Vai Scarzinler, no. La formazione ospite sta per oh, 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 oh. Su Tarabat sta sempre da solo. Ma chi è Tarabat? Da dove cacchio di campo di patate è uscito Tarabat? Fino a ieri scavava i pomodori, cioè ti toglieva i pomodori dalle piante. E mo ha messo SN. SN c'è? Montolivo. Gulam, toglie la palla a Montolivo. Buon difensore Gulam, almeno nel videogioco. Riesce a togliere la palla facilmente. Ma Scarzinler si spinge in avanti. Non lo so come ha fatto, ma è riuscito a saltare Abate. Cerca di accentrarsi Scarzinler. Troppo girato. HK. Di nuovo Tarabat. Mossa da quest'altro lato. Balotelli no 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 no. Balotelli no. Balotelli no. José Calejo, ma che entra? Deve uscire, non deve entrare. Ok, Amsic. No, no, Amsic, perché ti sei allungato troppo il pallone? Vai, Higuain. Mexes, messaggi subliminali. Ah, ok. Quello è un giocatore a nome subliminale. Mexes. Mamma mia, com'è forte su Martens? Ce la vuole di nuovo, ce la vuole. Amsic invece è uno scherzo. Scarzinler. Dalla. Bravo. Higuain. Ma Higuain, perché ci mette 3 ore per saltare un uomo? Porca miseria. 83esimo 1-1. Però col Milan, ok. 1-1 mi sta pure bene. Non con l'Atalanta. Gulam. Vai Gulam, vai. Tu non ti permettere fa cross, Gulam però. Gemaili. Che cacchio di passaggio era, Gemaili? Che cacchio di passaggio era? Dovevi dare ad Amsic. All'86esimo ci permettiamo di fare questi passaggi. Siamo 1-1, non stiamo vincendo. Un gol di merda mi hanno fatto. Io stavo vincendo a questo. Manda la palla a Kakà. Fa ridere il nome di Kakà. E chi è questo? Essien? Essien tutto mongoloid. Ultima possibilità per un attacco. Ottimo contrasto. Oh, oh. Naccia miseria. All'ultima no. Vai Scarzinler, reghi destra miecchi. Avanza verso l'area. Cerca lo spazio Kakà. Cerca lo spazio per Kakà. Do campo Kakà. Va a cagare a casa tua. Fine del tempo regolamentare, pareggio.
Fine del tempo regolamentare. E là un altro pareggio di Kite Biechios. Non si poteva fare. Vabbè, non fa niente, ragazzi. Abbiamo giocato bene, mi sono divertito. Con il Milan ci sta anche un bel pareggio. Con il Milan, però. Non con l'Atalanta. Con il Milan, non con l'Atalanta. Va bene, ragazzi, ma si avvicina sempre di più una partita che io voglio fare. Devo fare. Vabbè, ragazzi, che dirvi? Questa partita col Milan è finita 1-1, da come potete vedere il risultato. Ci siamo divertiti. Speriamo che il Napoli possa fare qualcosa in più, ovviamente, durante la partita reale. Che dirvi, ragazzi? Come al solito, se il video vi è piaciuto, bei pollici in su. Se non vi è piaciuto, Madonna. Grazie ragazzi e al prossimo video. Ciao, addio!